Ciao bimbi, io e Luna oggi vogliamo raccontarvi un'altra storia delle avventure dell'orso e dei suoi quattro amici. Vi ricordate la storia che vi ho raccontato la volta scorsa? Il maiale, la gallina, il riccio e lo scoiattolo hanno passato l'inverno nella comoda tana che si era costruito l'orso. Poi è arrivata la primavera, i quattro amici sono usciti e l'orso invece si è fatto ancora un bel pisolino. Ma ora c'è veramente caldo, i fiori sono sbocciati dappertutto e quindi l'orso ha deciso di organizzare un bel picnic per i suoi amici. Quindi questa storia si intitola Il picnic acquatico dell'orso, scritta da John Diamond e Quentin Blake, della casa editrice Camelo Zampa. E ora aprite bene le orecchie che inizio a leggere. Ok, allora ecco che ritroviamo i nostri quattro amici: il maiale, lo scoiattolo, il riccio e la gallina, e sono in cammino e diretti al grande lago in fondo alla foresta. Sbrigatevi, Disse il maiale. non dobbiamo far tardi al picnic acquatico dell'orso. E quando raggiunsero il lago, trovarono l'orso che li aspettava con un gran cestino da picnic e due cappelli di paglia. È proprio il giorno perfetto per un picnic sull'acqua, esclamò mentre gli altri lo raggiungevano. Dopo che tutti si furono salutati, l'orso mostrò la sorpresa speciale che aveva preparato: una zattera costruita tutta da lui. Cari amici, che ne dite di uscire in mezzo al lago e goderci un bel picnic tranquillo al sole? Disse. Erano tutti contenti. Si sistemarono comodi sulla zattera e l'orso li sospinse lontano dalla riva, aiutandosi con un lungo palo di legno. La zattera scivolava placidamente sull'acqua azzurra, in mezzo alle ninfee verdi scuro. Queste foglioline qua. Presto arrivarono al centro del lago. Il posto ideale per un picnic è questo, disse l'orso, alzando il coperchio del cesto. Aveva portato qualcosa di speciale per ognuno: ghiande per il maiale, orzo per la gallina, nocciole per lo scoiattolo, scarafaggi morti per il riccio e per sé un bel favo. Ma avevano appena cominciato a consumare il loro delizioso pranzetto, quando ad un certo punto sentirono un fortissimo gracidio. Cra, 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 cra. Posarono il cibo e guardarono oltre il bordo della zattera. E lì, su una ninfea, c'era una grossa rana. Cra, cra, fece di nuovo. Che rumoraccio, disse il maiale. Questa rana ci rovinerà il picnic. Ma il peggio doveva ancora venire. La gallina indicò con l'ala tutte le altre ninfee. C'era una rana seduta su ogni foglia e tutte cominciarono a gracchiare. Le rane si rivolsero verso la zattera con i cinque amici e dissero: ma quel giorno per fare un picnic, cra, cra. Possiamo unirci a voi? L'orso raccolse con delicatezza la rana grossa vicino a loro. Ci farebbe molto piacere farvi partecipare al nostro picnic, disse, se solo voi la smetteste di fare tanto rumore. Non ci riusciamo! Cra, cra. Rispose la rana tutta allegra. In questo caso, sospirò l'orso, penso che ci toccherà spostarci in una parte di lago più tranquilla. E così gli amici partirono di nuovo, lasciandosi alle spalle le rane chiassose. Navigarono sul lago azzurro fino a quando, senza preavviso, urtarono forte contro qualcosa e caddero tutti all'indietro, patapunfete, zampe all'aria. Gli animali si rialzarono in fretta,
sbirciarono oltre i bordi della zattera per capire cosa fosse successo. «Siamo incagliati!» piagnucolò il riccio. «Abbiamo colpito un banco di sabbia!» disse il maiale. Impugnarono di nuovo il palo di legno e spinsero con tutte le loro forze contro il banco di sabbia. La gallina stava sulla testa dell'orso, incitandoli a gran voce. «Spingete!» stramazzava. «Forza! Spingere! Uno, due, spingere!» Ma la zattera non si spostava. «Dovremmo stare qui finché non vengono a salvarci!» disse la gallina. «Potrebbero volerci ore!» disse lo scoiattolo. «Potremmo stare senza cibo!» singhiozzò il maiale. E si misero tutti a sedere, esausti e con l'aria molto avvilita. Ma all'orso venne un'idea. «Uno di noi deve nuotare fino a riva per andare a chiedere aiuto!» disse. La riva, però, era un po' lontana. Allora tutti toccarono l'acqua, ma era fredda e anche profonda. Il riccio si appallottolò, la gallina mise la testa sotto l'ala e lo scoiattolo si raggomitolò dentro la cesta del picnic. Il maiale sembrava imbarazzato e disse: «I maiali non sanno nuotare!» «Come gli orsi!» ribatté l'orso, non del tutto onestamente. «In realtà gli orsi sanno nuotare, ma il nostro amico, sentendo l'acqua fredda, non ne aveva mica tanta voglia.» Poi all'orso venne un'altra idea. «Forse ci aiuteranno le rane», disse. Quindi si alzarono e si misero a chiamare le rane con tutto il fiato che avevano in gola. Ben presto cominciarono a comparire le rane, tutte allegre, sempre craeggiando. Gli animali presero subito a spiegare che cos'era successo. «È facile, cra cra!» disse la rana grossa. E tutte assieme cominciarono ad arrampicarsi sul banco di sabbia. La rana grossa si era messa in una posizione visibile a tutte e ad un certo punto fece un segnale. Tutte le rane si tuffarono dentro l'acqua, creando un'onda enorme che sollevò la zattera dal banco di sabbia. «Ci stiamo muovendo!» strillarono di gioia gli animali. «Cra, cra!» gracidarono le rane. Mentre la zattera veniva cullata dal movimento dell'acqua, gli animali riconoscenti aprirono il cestino e decisero di condividere con le rane il proprio cibo del picnic. L'orso offrì il suo mieloso favo, ma le rane lo rifiutarono perché era troppo dolce per loro e la rana grossa disse: «No, grazie mille! Vedi, il tuo favo attira le mosche e alle rane le mosche piacciono più di ogni altra cosa, quindi ti ringraziamo tanto comunque!» Quando gli animali ebbero mangiato a sazietà e le rane ebbero acchiappato abbastanza mosche, tutti insieme si misero a cantare le rane cra 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 e i cinque amici insieme cantavano con loro. Ma a un certo punto calò il sole. I cinque animali e le loro amiche rane si diressero verso la riva. «È ora di andare a casa», disse l'orso sbadigliando, soddisfatto, e tutti si salutarono. «Tornate presto per un altro picnic sull'acqua! Cra, cra!» esclamarono le rane e tutti assicurarono che l'avrebbero fatto. «Ciao amici, al prossimo picnic!» «Buona serata a tutti, arrivederci!» Bene bambini, allora la storia è finita. Vediamo un po' se ci ricordiamo chi sono i protagonisti di questa storia, chi sono gli animali principali del racconto. Ma certo, i nostri cinque amici più le rane.
la gallina, l'orso, il maiale, lo scoiattolo, il riccio e la gallina. E insieme a loro tutte le rane. Vediamo un po' sullo schermo della maestra quante rane ci sono. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 rane sullo schermo della maestra. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Bravissimi. E adesso ancora un giochino. Qua ci sono i nostri 5 amici e i cibi preferiti che l'orso ha sistemato dentro al cesto di picnic. Allora, colleghiamo con una freccia l'animale al cibo destinato a lui. Allora, ops. Il maiale mangia che cosa? Le ghiande. Lo scoiattolo goloso di nocciole, la gallina di orzo, il riccio degli scarafaggi e l'orso cosa ha messo nel suo cesto da picnic? Il suo cibo preferito, che è il fago con miele delle api. Benissimo bimbi, ora vi saluto, vi auguro una buona giornata e alla prossima storia. Ciao!